filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Amen. Benedicatibi Dominus et custodia te, ostendet facem suam tibi et misericator tuum, convertat vultum suum a te et et tibi pace. Dominus benedica. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Nel nome del Signore scambiate l'insegna di pace. Di solito le parole non mi mancano, ma questa sera è difficile. Il ringraziamento al Signore passa per tanti volti. La mia parrocchia, il mio paese, la mia famiglia, abbiamo camminato insieme e continueremo a camminare insieme come una culla della misericordia di Dio. Abbiamo visto miracoli. I miei compagni di classe, dove sono? Sono qui da qualche parte. Eccoli. Sono stati la mia prima fraternità, grazie, veramente per me è stato sempre utile e bello ricordare il vostro amore e il vostro accompagnamento per la mia vita, per i miei momenti di crisi e di risurrezione. I frati, la mia famiglia, la mia seconda famiglia, i frati delle comunità in cui sono stato e di tutti, delle comunità. Con loro veramente ho potuto sentire come cosa significa lasciarsi accompagnare, mettere da parte piano piano sempre di più me stesso per affidarmi. È un cammino che durerà ancora tanto, ma li ringrazio tutti i miei frati perché ciascuno di loro è stato veramente uno strumento, un compagno di viaggio e continueranno ad esserlo in questo bellissimo cammino che si chiama vita. Questa cattedrale, questo uomo che per me ha segnato l'inizio della mia conversione, il ritorno ai sacramenti e tanti sacramenti celebrati, abbiamo una tradizione di famiglia, diciamo, in questo luogo così bello e così profondo per la mia fede. La comunità di Terni, grazie a tutta Terni e alla comunità di Sant'Antonio, che per me in questi 2 anni sono stati veramente una culla, un nuovo grembo in cui trovare una nuova rinascita. Ecco, in tutto questo tanti ringraziamenti che non finiranno mai, ma possono essere veramente riassunti in una sola immagine che vorrei che ci portiamo a casa. Ecco, ogni comunità, ogni persona, ogni storia che ho incontrato nella mia vita, questa sera il Signore me l'ha consegnata in una semplice frase, rivolta a me e che mi chiede conversione. Fissavolo, lo amò.